E pensare che a inizio stagione il Mosca si mangiava anche dei gol così, davanti alla Sud con la porta praticamente spalancata. Roba di qualche mese fa che però non ha mai spostato di una virgola la considerazione che avevano di lui compagni, allenatori, dirigenti e soprattutto tifosi. Uno, perché Moscardelli si faceva un mazzo così anche quando non la buttava dentro. Due, perché è vero che ha cominciato a rilento, ma poi dal rigore di Lucca in avanti la via della rete l'ha sempre trovata con continuità. E per uno che porta il numero 9 sulle spalle, il gol non è un optional. Tutto questo è il punto di partenza di una storia a lieto fine che nell'ultimo periodo ha messo in vetrina un Moscardelli sempre più decisivo. Del resto è proprio vero che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E non c'è altro da aggiungere, è andata proprio in questo modo. Il capitano ha messo il timbro su prodezze di gran lunga superiori alla categoria, dando una rispolverata a quelle doti balistiche che lo avevano portato fino alla Serie A. Prodezze da 3 punti che lo hanno reso sempre più beniamino del pubblico e sempre più determinante per la squadra. Moscardelli ha continuato a mettersi in posa per i selfie dei tifosi, a firmare autografi in quantità e alla fine ha firmato pure il rinnovo di contratto, esibendo per l'occasione una barba più amaranto del solito. O forse era solo una suggestione. Prima del nero su bianco ha aspettato di arrivare a 15 gol, come da accordi, e la parola, si sa, va sempre mantenuta. Tutto questo ha convinto la Sud a derogare dalla linea tenuta negli ultimi 10 anni, che imponeva cori solo per la squadra e non per i singoli. Ma il 9, come l'hanno definito i gruppi della curva, è veramente una mosca bianca. E poco prima del 16° gol contro la Gian Erminio, ecco la sorpresa. Striscioni, applausi e quell'urlo mosca gol che ha riecheggiato potente sotto San Cornelio. Un'emozione mai provata prima, ha detto il capitano, simbolo di un calcio romantico, ma ancora molto attuale.